Buonasera a voi tutti che ci seguite. Ogni lunedì sera dalle 21 alle 22 per parlare di politica con i nostri ospiti. Dalla mia destra abbiamo Pierluigi Fioretti, delegato della 167 l'edilizia popolare e consigliere di Roma Capitale. Paola Guerci, che cura le pari opportunità per conto del Terzo Polo, Futuro e Libertà. E, buonasera, e Luigi Celori, presidente delle Autostrade del Lazio, in attesa, spero presto, che rientri in politica. Quando? Beh, siamo sempre in Sì, politica. Il certo, politico è però. impegnato quotidianamente, come si dice. Che programmi ci abbiamo? Ma intanto di portare a casa un risultato importante per la viabilità e per l'infrastruttura del Lazio, che è quello della nuova pontina. Noi siamo in diretta, quindi posso dire che dopodomani, mercoledì, approveremo il progetto, l'ultima tratta del progetto, quella che va da Castelromano all'imboccatura per la Roma Civitavecchia, così completiamo la progettazione e poi saremo in grado con i primi dell'anno nuovo di far partire il bando di gara che consentirà la realizzazione di questa importante opera. C'è qui Pierluigi Fioretti, Fioretti sa che in un recente convegno fatto in un importante albergo romano abbiamo annunciato un altro importante convegno prima della fine dell'anno per parlare di infrastrutture che riguardano Roma. La Pontina, lo sappiamo, riguarda comunque i tanti pendolari che entrano a Roma per lavorare, ma soprattutto pure i tanti romani che d'estate magari vanno al mare verso sud. È un'opera importante, però Ma è la parlavamo. stessa di cui si parlava ai tempi della presidenza Era il Sarraj, corridoio corridoio Pontina, tirrenico, nato Tirrenico. nel 2002 con Arcea durante l'amministrazione Storace, poi rimaneggiato dall'amministrazione Marrazzo che voleva far terminare quest'opera a Castelromano, ma tutti sanno, almeno chi è del Lazio e chi in modo particolare è cittadino di Roma, sa perfettamente che i problemi della Pontina cominciano da Castelromano verso Tor De Cenci fino all'Euro, cioè l'ingresso a Roma è il problema. Quindi far terminare l'iniziativa a Castelromano era una follia, come avevamo sempre detto. Questa è un'autostrada che va portata sulla Roma Civitavecchia, quindi attraversando il Tevere e arrivando appunto su quell'autostrada per fare in modo che si faccia veramente questo corridoio tirrenico. Sono partiti già i lavori per prolungare la Roma Civitavecchia nella parte nord, quindi quello è un progetto già partito. Ci auguriamo che quest'altra iniziativa parta il prossimo anno in modo da poter alleggerire il traffico e risolvere soprattutto il problema dell'accesso a Roma, perché tanti problemi che nascono a Castelromano sono dovuti non solo a chi va verso l'Euro, ma a chi tenta di salire sulle rampe di un raccordo che è quasi sempre bloccato. Io sono arrivato con mezz'ora d'anticipo, che venendo da Tor Vaglianica sono stato previdente, non sapendo cosa trovavo sul raccordo anulare, dico fammi partire con mezz'ora di anticipo, che mi consentirà di arrivare puntuale. Magari poi se fosse stato bloccato sarei arrivato probabilmente qua, magari a trasmissioni finite. Invece il traffico fortunatamente non c'era e quindi sono arrivato anche prima. Ma con l'ultima cosa che volevo dire è che parliamo di questo grande convegno al plurale per le infrastrutture, perché c'è un'altra grande iniziativa di cui dovrebbe farsi carico il sindaco di Roma, oltre naturalmente alla Regione Lazio, che è quello di creare il secondo anello, almeno nella parte sud, intorno a Roma, quindi Ne parliamo ce ne dopo. parliamo dopo. Sentiamo un attimo invece il Futuro e Libertà. Avete avuto un grosso, non convegno, ma insomma un incontro a Roma ieri. Abbiamo tutti visto Casini, Fini e Rutelli. Ecco, si parla che ci sono parlamentari che entrano, escono, addirittura è così, è uscita già la Carlucci e pare che ci siano all'ingresso parecchie persone che sono in attesa. Lei è presidente delle pari opportunità,
capo per le pari opportunità. Ecco, che aria si vive nel Futuro Libertà? Ma intanto partiamo dal... Riuscirete a diventare l'ago della bilancia? No, beh, nessuno vuole diventare l'ago della bilancia. Intanto partiamo dal convegno di ieri. Ieri c'è stato un appuntamento importante, perché diciamo che si sta costituendo e sta prendendo sempre più forma anche territoriale questo terzo polo, quindi diciamo un polo che vuole in qualche modo portare avanti argomenti e soprattutto tematiche che interessano i cittadini. Prima sentivo parlare l'onorevole Celori, ecco, ai cittadini gli interessa sapere cosa fanno i politici. Ormai tutto quello che è chiacchiericcio politico, chi passa da una parte, chi passa dall'altra, questo sono argomento di queste ore, perché domani si voterà il rendiconto di bilancio e quindi ci dovrà essere una maggioranza affinché passi. E c'è appunto un governo che è in difficoltà di credibilità soprattutto a livello internazionale, ma ieri con il terzo polo si è parlato proprio di argomenti specifici che riguardano i cittadini, la povertà, il problema del fatto che oggi c'è un ceto medio che si sta sempre più impoverendo. Prima, fino a qualche anno fa, due dipendenti pubblici con uno stipendio medio potevano permettersi magari di comprare casa e comunque di avere un certo agio. Oggi due dipendenti pubblici con uno stipendio medio, che hanno un mutuo, che hanno i figli da mandare a scuola, non arrivano a fine mese, sono quelli che poi non li troviamo nei ristoranti o negli aerei, come dice Berlusconi, ma li troviamo spesso magari presso le associazioni che si occupano anche di assistere persone che si trovano in un momento di difficoltà. Quindi io vorrei, ieri si è detto, insieme con l'onorevole Casini, era presente anche l'onorevole Beppe Pisano, l'iniziativa è stata organizzata dal vicepresidente della Regione Lazio, Luciano Ciocchetti, e si è deciso di iniziare a parlare e ad affrontare le tematiche che interessano i cittadini. Ovviamente in queste ore c'è il tema della maggioranza di governo che non si sa se riesce a tenere, ma in questo momento si parla soprattutto di cospirazioni, cioè sono tutte parole perlomeno per lo più giornalistiche, a parte il passaggio ufficiale della Carlucci. Quindi si parla di gruppi che si stanno organizzando, di gente che sta alle porte del terzo polo. Io ritengo però che non sia questo l'argomento, anche perché se da una parte è vero che l'Italia ha una crisi di credibilità e che forse il governo Berlusconi doveva prevedere un po' prima questa crisi, è pur vero che non è tutta, ad onor della verità, non è addossabile una crisi mondiale solo al governo Berlusconi. Probabilmente però un anno fa, quando lo stesso Fini chiese a Berlusconi di fare in modo di mettere in campo azioni e soprattutto iniziative di governo forti rispetto ad una crisi che era alle porte, Tremonti ha più volte negato il fatto che vi fosse una crisi. Questo è quello che oggi gli italiani e soprattutto chi guarda al terzo polo cerca di dare delle risposte, perché un anno fa, un anno e mezzo fa è stata più volte negata questa crisi. Oggi comunque, ad onor del vero, se si vuole salvare l'Italia, se si vuole soprattutto rientrare in una stabilità di mercato, oggi apriamo i giornali, ogni giorno anche la vecchietta che prima non sapeva neanche che erano gli eurobond si va a interessare di quanto è alto la percentuale, di qual è lo scambio, perché c'è una situazione dei mercati finanziari molto molto in fibrillazione. E credo che, come è successo in Spagna con Zapatero, che ha deciso di dimettersi, di andare a nuove elezioni per tranquillizzare i mercati, forse in Italia ci vorrebbe un periodo di transizione che permettesse in qualche modo a una ripresa soprattutto in termini di credibilità internazionale. Lei quindi sarebbe dell'idea di un governo tecnico o di andare alle elezioni? Ma io credo che in questo momento forse un governo di salute, dove inevitabilmente vi debba essere chi ha vinto le elezioni. Ieri è stato detto a gran voce da tutti quanti e non è ipotizzabile un governo che decida su 3-4 riforme, un governo dove non vi sia all'interno guidato soprattutto da chi ha vinto le elezioni. Le elezioni sono state vinte da Berlusconi e dalla PDL. Quindi quello che si chiede come terzo polo è di rendersi conto dello stato dell'arte, della situazione che c'è a livello italiano, a livello di crisi, e guidarla, cioè
fare in modo che la stessa PDL guidi questa transizione attraverso un governo che possa, diciamo, chiamiamolo tecnico, che poi tecnico non è perché tutto politico, i parlamentari sono stati eletti nei partiti, quindi parlare di governo tecnico è forse un abuso di un termine che si è fatto anche negli anni precedenti, un governo che però decida solo su riforme che sono importanti in questo momento per gli italiani e che riformino anche la politica con una nuova legge elettorale che permetta agli italiani di scegliere il proprio deputato, il proprio parlamentare, anche perché sono convinta che se si riesce a reinserire le preferenze, oggi si riesce anche a rimettere in moto un circuito virtuoso di rapporti fra cittadino e politico. Quindi, oltre alla legge elettorale, una riforma che prevede un assestamento rispetto a quello che è il bilancio, a quello che è la riforma delle pensioni, insomma quei due o tre punti che possano portarci poi al 2013 con delle elezioni. Pierluigi Fioretti, delegato della 167 e consigliere di Roma Capitale. Come vive Roma tutte queste? C'è stata la corsa alle tessere, allora siamo tornati alla vecchia Repubblica. Un congresso è un congresso, nel congresso si farà le varie secondo me non si farà il congresso, comunque le varie anime che compongono la PDL si sono mosse per ottenere maggior consenso, per dimostrare di rappresentare tante persone. Io però un inciso su quello che ha detto Paola lo farei molto chiaramente. Quando si parla governni tecnici, eccetera, in cui la PDL ci deve essere, io vi faccio un semplice esempio. Ma se la PDL deve stare un governo tecnico per poi prendersi tutte le colpe di quello che potrà essere la patrimoniale, il condono, le varie soluzioni che sono state proposte dalla BCE, allora la PDL se la fa da sola, se la suona, se la canta, e se poi non c'è la fiducia si va a elezioni. È chiaro che questo è un percorso molto difficile, ma in un percorso molto difficile noi dobbiamo anche comprendere una cosa, che non si può chiedere al PDL di prendere in mano un governo tecnico per poi assumersi tutte le responsabilità rispetto a una campagna elettorale. Io credo che oggi noi siamo nelle condizioni di poter assolutamente dire che se c'è una maggioranza, questa maggioranza ben venga e se questa maggioranza è capace domani di superare il rendiconto e di votare anche il famoso maxi emendamento, dopodiché si possono fare i discorsi. Prima mi pare che sia molto difficile, perché poi diventa il governicchio che non risolve i problemi. La credibilità si ha anche rispetto ai partner europei quando si ha un governo serio. Io faccio un esempio: Papandreou, tutti elogiano Papandreou che ha avuto la fiducia, si dimette, fa un governicchio che tanto non risolve i problemi gravi che ci sono sul territorio. Per quanto riguarda invece il passaggio che faceva proprio Luigi, che riguardava la cosiddetta, io la chiamo la Grosseto Latina, perché mi pare che vada oltre Grosseto, quello per noi è molto importante come Roma, e ti spiego perché. Perché quando supera il Tevere c'è il cosiddetto sfioccamento che va su Roma, per cui noi non abbiamo solo la porta d'ingresso della Pontina, dell'Aurelia, della Magliana, ma avremo un'altra porta d'ingresso che ci permetterebbe alla città di Roma Capitale di non fare questo benedetto ponte dei congressi che costa quasi quanto l'intera autostrada che passa all'esterno del raccordo anulare, quindi ancora più avanti del raccordo anulare, ma sarebbe una porta d'ingresso sulla città di Roma che permetterebbe di far sì che il traffico della Magliana, della Pontina fosse molto attenuato rispetto a ciò. Anche perché, per esempio, proprio per fare riferimento al discorso che hai fatto tu, l'edilizia economica e popolare, proprio nella zona Santa Palomba, Villa Palpotti, Valle Ranello, Cecchignola, ha bisogno di una valvola di sfogo, perché anche lì va
si andrà dai 1000 ai 2500 appartamenti. Ciò vuol dire 50.000 persone, almeno 50.000 persone in più. Ciò vuol dire, conoscendo gli italiani, che ci sono almeno 30.000 macchine in più che vanno sulla pontina. Questo è il discorso vero, è il discorso di infrastrutture, per cui per fortuna questa volta bisogna costruire prima le infrastrutture e poi le case. Alemanno fu uno dei suoi punti vincenti, quello di riattivare la costruzione di case popolari, che neanche due sindaci di sinistra hanno mai fatto. A che punto siamo con questo? Perché piano c'è casa, molta attesa. No, il piano casa è suddiviso. Per la prima volta noi possiamo dire che sono state già date ai famosi 1690 VIP, purtroppo si chiamano così, che sarebbero coloro che sono primi in graduatoria, che hanno 10 punti, che hanno lo sfratto esecutivo e via dicendo, su 1610 sono state consegnate le prime 500 case da parte dell'assessore Antoniozzi. Ne sono previste 6.500 con la 167 che dovrebbe riguardare il sottoscritto, senza pensare che se forse avessimo degli assessori un po' più vivaci, a questo punto noi, per quanto riguarda l'housing sociale, l'area di riserva, che sono le case che devono essere costruite per i giovani e per le giovani coppie, quindi con una spesa media di 1.200 euro a metro quadro, a quest'ora saremo molto, molto più avanti. Nel frattempo credo che sia stata aggiudicata o sta per essere aggiudicata la gara di Pietralata, quella che si chiama il famoso F555 Pietralata, che sono un quartiere modello proprio per l'housing sociale con 550 appartamenti. A Roma c'è sempre da fare, però alcuni tipi di risposte credo che siano state date. Se vogliamo dire quali sono le caratteristiche per poter entrare a far parte di questi, abbiamo parlato di una graduatoria, cioè che... No, le graduatorie sono ancora graduatorie veltroni, nate, che mi pare vanno a scadere a febbraio, subito dopo si deve fare un bando, però fermo restando che i 1600 che fanno parte della graduatoria oggi saranno sicuramente diminuiti, hanno il titolo prima degli altri, dopodiché vengono fatti i bandi per chi ha lo sfratto esecutivo, il modello ISE, le cose, via dicendo, insomma. Ok, allora parliamo, volevo sentire anche Paola Guerci sul governo tecnico, cioè Tremonti. Adesso la colpa è stata tutta di Tremonti? No, assolutamente. Non, ripeto, la colpa non è stata, ripeto, parlare di colpe esclusive del governo Berlusconi rispetto a una crisi che è mondiale, cioè noi rendiamoci conto che negli Stati Uniti Obama aveva varato per la prima volta una riforma sanitaria, era riuscito a trovare addirittura una mezza maggioranza su questa riforma e dovuto tornare indietro perché comunque non aveva una copertura economica dovuta ad una crisi mondiale che ha colpito dagli Stati Uniti a tutta l'Europa. Credo però che questa crisi è stata negata dall'attuale governo Berlusconi per un anno. E ancora oggi, l'altro ieri, il Premier ha fatto una battuta infelice dicendo che in Italia la crisi non c'è perché gli aerei sono pieni, i ristoranti sono pieni. Ecco, questo significa, così come ha detto la stessa Lagarde, commissario europeo, ha dichiarato, dice, l'Italia manca di realismo, cioè non si rende conto di quale sia veramente la situazione reale economica. Allora, io però rispetto a tematiche nazionali che in questo momento il Parlamento sta dibattendo, i deputati, i vari partiti a livello nazionale, credo che oggi i cittadini ne abbiano veramente le scatole piene, cioè i cittadini oggi vogliono avere delle risposte, su quello che sono i loro problemi concreti, quotidiani, perché poi quando si parla di tutto quello che sono i passaggi, le cose, i sotterfugi a livello nazionale, i cittadini non ne possono più. Cioè, io voglio sapere
questa crisi come li colpisce, soprattutto le persone che in questi giorni, in questi mesi hanno perso lavoro, che possibilità hanno di rientrare in un meccanismo virtuoso? Cosa fa lo Stato per chi, a chi finisce la cassa integrazione? Ci sono famiglie, ci sono situazioni nella stessa Regione Lazio molto, molto pesanti, soprattutto non solo nella città di Roma, ma nelle province, se andiamo a Rieti, se andiamo a Frosinone, ci sono situazioni, l'altro giorno leggevo il rendiconto di metà delle famiglie del Reatino che si ritrovano in casa un cassa integrato. Allora questi sono i problemi di cui si vuole sentir parlare. Ecco perché probabilmente una situazione di stabilità con un governo che non ha una maggioranza perché c'è lo scilipote di turno o i radicali che all'ultimo momento magari danno il voto, cioè vorrebbe sapere se esiste la possibilità di un governo stabile che ha credibilità e che ha la possibilità di fare delle prime riforme, riforme che poi porteranno ad una campagna elettorale, a nuove elezioni, vincerà chi avrà conquistato il voto degli italiani e potrà governare e portare avanti un programma che sarà condiviso con gli italiani che l'hanno votato. Posso dire la battuta, con rientro di Fini c'è di nuovo la maggioranza. Ma Fini è stato cacciato, quindi a questo punto forse c'è bisogno dei scilipoti di turno, sì, se ognuno fosse rimasto al proprio posto andando a fare una battaglia interna. L'FMI però ci promuove, dice l'Italia è meglio di altri. Ma questo è il quotidiano, il giornale, magari se leggiamo non La Repubblica né il Corriere della Sera, ma il Sole 24 Ore. No, se leggiamo il Sole 24 Ore oggi probabilmente avremmo letto, leggeremo cose diverse. Io non dico una cosa, un anno fa probabilmente, a mio avviso, un anno e mezzo fa, quando Fini uscì dalla PDL, e quando fu cacciato dalla PDL, eravamo presenti insomma all'Eur a Via della Conciliazione quando ci fu quell'appuntamento, ecco appunto probabilmente se tutti avessero fatto un passo indietro, se si fosse capito in tempo e per tempo quello che sarebbe accaduto, oggi non si sarebbe arrivati alla situazione. Non saremmo a parlare di scilipoti. Non saremmo a parlare di scilipoti o dei sei radicali in attesa di... Gente. Sicuramente Fini quel giorno stesso disse che c'era una crisi alle porte di cui non ci si rendeva conto. Oggi però al di là di Fini si sta costruendo un terzo polo anche in questa città, in questa regione. Nel 2013 si andrà al voto anche per il Campidoglio, quindi manca poco più di un anno e qualche mese. Ma tu come ti senti? Più vicino al centrodestra o al centrosinistra? Sicuramente al centrodestra. Ho già un fatto rassicurante. Anche perché Fini, in tutte le manifestazioni che abbiamo fatto, abbiamo chiaramente e ufficialmente scritto per un nuovo centrodestra. Quindi in tutte le manifestazioni che sono state fatte in questa città e in questa regione, se voi andate a rivedere proprio il payoff, come era allestita la sala, lo slogan era sempre lo stesso: per un nuovo centrodestra. Ma ecco, allora, qualora Casini invece si avvicinasse più alla sinistra, dei tre c'è Rutelli. Fini, Casini e Rutelli, ci fosse un posto, chi lo prenderebbe? Ma chi, vabbè, questo perché? Stiamo parlando del Toto, non è questo. No, non è un Toto. Ma io credo una cosa, che quello di cui quello di cui ci si deve rendere conto, che di qui a poco ci sarà una sorta di disarticolazione di quelle che sono state fino ad oggi un po' lo scacchiere politico. Quindi quello che oggi è centrosinistra, centrodestra, cioè a mio avviso, se dal momento in cui o si andrà a nuove elezioni o si farà un governo tecnico o comunque si darà nuovamente parola ai cittadini, probabilmente ci sarà una scomposizione degli stessi poli. E come è avvenuto nel 92, quando nessuno ipotizzava che si potesse essere DN o berlusconiani, perché c'era la DC. Se oggi avessimo fatto questa trasmissione nel 92 e tu mi avessi chiesto, ma allora che succede, sei la DC oppure stai col PC?
e io ti avessi detto guarda che fra un po' ci sarà una disarticolazione, tu non mi avresti creduto. Oggi ti sto dicendo la stessa cosa, oggi, è come nel 92, di qui a un anno. Dice finalmente ritorna la DC, io mi sento a casa. Vabbè, Pisano, d'altronde ha il suo corso, la sua esperienza politica che nessuno gli toglie ed è giusto che sia così. Forse do un giudizio da fuori, in questo momento non ho una carica elettiva ma una responsabilità di dirigere un'importante società, ripeto, che poi spero possa al più presto dare questo servizio viario, diciamo, ai cittadini di Roma e del Lazio. Però credo che in questo panorama politico Berlusconi, rispetto a tutto quello che gli si muove intorno, resti un gigante. Noi dovremmo ricordare che se la sinistra non avesse con la sua disinformazione fomentato tutti per far bocciare quella riforma costituzionale, noi avremmo già votato nel 2011, no? Nell'altro governo Berlusconi, la riforma costituzionale che prevedeva il Senato federale, la riduzione del numero dei parlamentari e tante altre cose che sicuramente avrebbero modernizzato questo paese. Naturalmente sottoposta al referendum, con la macchina mediatica della sinistra, ha fatto sì che poi quella riforma fosse cancellata. Perché quello che dice Berlusconi, che c'è un grande sentimento di frustrazione all'interno del Parlamento, è chiaro che con 630 parlamentari, 316 di maggioranza, non tutti possono fare i ministri e i sottosegretari, perché magari capiremmo che qualcuno che non fa più il ministro, a parte i problemi di casa, è agitato, qualcuno che è al Senato, che partecipa a convegni del Terzo Polo, magari qualche malizioso dice avrebbe voluto fare lui il Presidente del Senato. Quindi ci sono tutta una serie di mal di pancia dovuti a problemi di carattere personale, non politico, perché oggi magari Alcide De Gasperi diceva un politico pensa alle prossime elezioni, uno statista pensa alle prossime generazioni. Io non credo che si debba pensare necessariamente alle prossime generazioni a così lontano, ma nemmeno si può vivere di una politica che pensa a domani mattina. Ecco perché magari noi facciamo fatica con Pierluigi Fioretti, magari anche a far capire ad Alemanno che è importante il convegno sulle infrastrutture. Ma se un sindaco pensa, tanto io finisco nel 2013, il grande raccordo anulare, perché a Torpagnotta, caro Pierluigi, sono arrivate le case, non c'è arrivata la metropolitana. Oggi il raccordo anulare è una strada interna alla città. Credo che nella parte sud unire la Fiano-San Cesario e portarla sulla Roma Civitavecchia sia cosa buona e giusta. C'è la comunità europea che finanzia non le strade, ma i collegamenti con l'aeroporto. Con questa scusa, tra virgolette, ha avuto un finanziamento e l'ANAS, quindi non una società qualsiasi, ha già fatto il progetto, studiato, sottoposto a valutazione ambientale, archeologica, tutto a nodi di scambio. C'è questo bellissimo progetto che unisce la Fiano San Cesario, quindi la Bretella, la porta sulla Roma Civitavecchia, quindi unisce praticamente tutte e quattro le autostrade, Roma-Firenze, Roma-L'Aquila, Roma-Napoli, e la porta fino alla Roma Civitavecchia. Allora, è chiaro che se però un politico dice cominciamo oggi, ci vogliono 10 anni per fare quest'opera, io ho le elezioni nel 2013, ma non va avanti il mondo in questi termini. Quindi credo ancora, al di là della disinformazione che c'è, perché a parte Rai 1, il giornale è libero, il resto è tutto in mano alla sinistra, c'è un catastrofismo, forse Berlusconi sarà troppo ottimista, ma dall'altra parte c'è pure un catastrofismo esagerato. I tassi di disoccupazione che ci sono in America, in Germania, in Francia, in Inghilterra, sono anche più elevati del tasso di disoccupazione che c'è in Italia, basta leggere i dati sul giornale, sembra che domani mattina crolla il mondo. Credo che pure questo sia sicuramente un fatto da tenere in conto. È vero che i ristoranti sono pieni, è vero che gli aerei sono pieni e c'è difficoltà, è vero pure che c'è sicuramente un problema che è legato al mondo del precariato, però nessuno dice che questo mondo del precariato c'è, perché c'è l'impossibilità di licenziare. Allora si continuano a tutelare i diritti acquisiti rispetto a creare diritti per chi comunque vuole entrare nel mercato del lavoro. Lo sanno tutti, che poi io ricordo, sono stato consigliere regionale per 15 anni, gli infermieri che non poteva assumere la Regione Lazio
ma che si avvaleva di cooperative che fornivano gli infermieri, alla regione costavano il 30% in più, gli infermieri prendevano il 30% in meno, ci sono pure dei dubbi che tante cooperative, forse, io dico, ma per tante è una certezza, magari non pagano i contributi, quindi alla fine è un disastro totale. Ma su questi problemi che pensa la sinistra? Cioè non è che noi si dimette Berlusconi per consegnare il paese a Rosi Bindi, Di Pietro, Bersani. Io di Bersani ricordo solo un tipo di liberalizzazioni. Ha messo in ginocchio il piccolo commercio, per i piccoli commercianti la vendita dell'avviamento commerciale era la loro liquidazione, ha liberalizzato i fruttivendoli, gli alimentari, probabilmente ha consentito alle Coop di avere la farmacia e il distributore di benzina, ma queste non so, queste le liberalizzazioni che servivano all'Italia. Allora immaginate che ricetta avrebbe la sinistra più il terzo polo rispetto a quella lettera che ci tiene la Comunità Europea. Vendola la pensa in un modo, Di Pietro in un altro, Bersani in un altro ancora. Allora non credo che il bene dell'Italia sia Berlusconi si deve dimettere. Io dico un'ultima cosa, noi siamo su Sky, l'unica trasmissione politica che si può vedere perché rispecchia la realtà è Gli Sgommati. È la cosa più bella che c'è, perché almeno è vero, è imparziale, perché critica tutti. E guardate che poi la politica oggi è veramente Gli Sgommati, questa è la realtà, ognuno pensa a se stesso, al proprio Orticella. Interesse personale, il 90% dei deputati stanno solo cercando di pararsi le chiappe, come si dice a Roma, ma insomma si può dire, credo pure in televisione, se ne sentono tutti di più. L'unica preoccupazione è ritornare in Parlamento, poi dell'Italia gliene frega molto poco. I deputati solo rimangono denominati, e su questa ragione Paola, ma ci trova consenzienti sia me e Luigi, il problema della preferenza o il problema del collegio deve essere alla base di qualsiasi nuovo sistema elettorale, perché non c'è niente da fare. Nel momento che Luigi è stata eletta regione, Paola è stata eletta al municipio in illo tempore, sono stato eletto in comune, poi devo rispondere al mio elettore, a quello che mi ha dato il voto, perché è così che si crea quella catena tra l'eletto e chiamiamolo l'elettore, perché altrimenti se uno viene nominato, a chi risponde? Loro sono abituati a dire al padrone, ma perché Bersani, Di Pietro e compagnia bella non l'hanno fatte loro le liste e hanno messo solo le persone che gli facevano comodo? Iniziamo a dire le cose come stanno, e anche perché con le preferenze forse faremmo finita di tanti e tanti personaggi che facilmente si vanno a vendere, a rivendere un'altra volta, per un motivo, perché se tu sei dentro un consesso e hai preso dei voti, vuol dire che una certa stima dalla gente la hai, poi devi rispondere anche a quelle persone che, avendoti votato, ti possono anche chiedere qualcosa perché cambi bandiera. Mi consenta. Guarda, proprio su questo aggiungo una cosa. Io ogni tanto mi capitano dei cittadini che mi sottopongono dei problemi. Io spesso ho chiamato deputati non solo di Futuro e Libertà, deputati che uno conosce perché magari sono in una commissione che si occupa di quel problema, ma c'è proprio una come un'allergia, no? Proprio al problema del cittadino, perché il deputato dice: ma perché mi devo andare a mettere in una bega ad occuparmi di un problema territoriale quando tanto a me non mi elegge il cittadino, io devo farmi bello col segretario di partito che mi deve inserire in una lista, i voti non li devo prendere. Quindi molte volte, rispetto a dei problemi segnalati a parlamentari nazionali, mi sono sentita rispondere: sì, ma boh, richiamo, insomma, alla fine, e hanno fatto cadere tutto e la questione. Ecco, io sono d'accordo sul fatto che oggi il fatto di prendere preferenze significhi instaurare un rapporto con i cittadini, perché i cittadini oggi non hanno più l'anello al naso, sono iperinformati con le tecnologie, si informano di tutto, quindi ti danno il voto se tu diventi il loro referente. Ecco perché si innescherebbe comunque un meccanismo virtuoso per la politica anche a livello nazionale. Sì, mi permetta, però, cioè, si è passati a quest'altra strada perché si diceva che una campagna elettorale veniva a costare troppo, il deputato o l'eletto avrebbe dovuto spendere delle cifre molto molto elevate per la campagna elettorale. E quindi democrazia? Sì, certo, però era anche
questo qui uno dei limiti a cui si voleva andare incontro. Ciò non toglie che una delle ragioni di questa trasmissione era proprio quella di ricreare un rapporto fra base e vertice che dimostrava tutto quello che diceva lei, che c'era stato uno scollamento totale fra elettore ed eletto, e quindi una cosa esclude l'altra. Comunque cerchiamo, senso vero della democrazia è essere eletti e farsi governare da chi ha ricevuto un maggior numero di voti, quindi non solo come partito ma anche come soggetto individuale. Mi consentite 2 minuti di pubblicità, prego la regia di mandarla in onda e poi ci metteremo a parlare di questo grosso problema che abbiamo oggi, che l'Italia annega, e ci saranno dei responsabili. Certo non è la colpa di Berlusconi quello, perché ormai tutte le colpe sono di Berlusconi, insomma, anche se i fiumi esondano. Eccoci nuovamente in diretta. Stiamo vivendo un momento abbastanza molto tragico, cioè si parla addirittura di bombe d'acqua. Quali possono essere le cause di questo? Perché si è costruito in modo selvaggio e perché i fiumi, anche i torrenti piccoli, creano delle grosse problematiche e in 17 minuti è accaduto quello che è accaduto, che tutti abbiamo visto a Genova. Lei che deve è qualcuno presidente dell'autostrada. Qualcuno diceva a Vicenza non si fa più manutenzione idrica dai tempi del fascismo. Io, cioè, senza guardare indietro, però vedendo, tutti conosciamo com'è la Liguria e come Genova in modo particolare, si è visto dove hanno costruito. Beh, oggi pure a Napoli, Liguria in modo particolare, adesso certo, però c'è la cosa, ma abbiamo visto quella casa che è costruita sul fiume e tra l'altro sono 2 metri tra il solaio della casa e il fondo del fiume, altre messe dentro, quindi c'è sicuramente un sistema che si è costruito male, ma soprattutto non si è fatta un'adeguata manutenzione, la polizia adeguata dei corsi d'acqua, quindi credo che è un po' quello che sta accadendo in Italia, quello che dicevamo prima, ognuno pensa al domani, non fa programmazione, non fa manutenzione, non fa pulizia, vale pure per le, non solo per le grandi opere naturalmente, ma anche per la manutenzione, che non si fa nemmeno la manutenzione a quello che già c'è, quindi questo è un discorso che andrà sicuramente riaffrontato. Perché qualcuno non vuole che gli alvei dei fiumi vengano toccati, altrimenti la flora e la fauna, ci sono una serie di problematiche che partono da molto lontano. Io adesso non voglio accusare i verdi, sicuramente una serie di lacci e lacciuoli che rendono tutto
più complicato in Italia, perché fare qualsiasi cosa prevede sicuramente tutta una serie di meccanismi burocratici particolari, quindi dei ritardi assurdi, opere che sono cominciate 40 anni fa, lo vediamo anche in televisione, che lo fa vedere Striscia la Notizia, tutte le varie incompiute che ci sono nel resto dell'Italia. Credo che dovrebbe prevalere il buon senso e l'interesse comune rispetto alla politica di che succede domani mattina, che succede oggi pomeriggio. Oggi siamo abituati ai telegiornali che vanno in continuazione o a una overdose di politica, non è che poi ogni giorno c'è una novità, quindi vediamo in televisione, magari pure le nostre, però sempre le stesse facce, sono sempre 10 leader che vanno in televisione tutte le sere a dire sempre ogni sera tutto sommato la stessa cosa. Allora diciamo, forse dicevamo prima, non servirebbe un Parlamento di 630 deputati, basta mandarci 300. Rosi Bindi, Lupi, cioè quelle 15 persone che noi vediamo in televisione più i ministri, il resto sono peones che schiacciano con il ditino il bottoncino, questo gli crea tutte quelle frustrazioni perché ogni mattina ne pensano una nuova e questo sicuramente va a svantaggio del sistema Italia. Quando Berlusconi dice che ha le mani legate, in realtà è vero, poi il Presidente del Consiglio in questo sistema parlamentare, se deve fare i conti ogni mattina con 316 deputati, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, come si dice a Roma, è difficile poi amministrare quando le cose vanno ratificate dal Parlamento. Succede pure in Regione Lazio, perché gran parte dell'attività regionale non è legislativa, cioè la Regione dovrebbe fare leggi, invece in realtà fa ordinaria amministrazione, ma credo che anche la Polverini, se dovesse poi agire col Consiglio, di cose ne farebbe ben poche, perché lì vale lo stesso concetto, 70 consiglieri regionali, 15 assessori, tutti gli altri che fanno? Ogni mattina probabilmente ce n'hanno una. Abbiamo la regione centrodestra con la Polverini, il comune col centrodestra e la provincia. Si doveva far sparire le province. A che punto siamo? Oppure di questa cosa qui non se ne parla più. E abbiamo un consigliere di Roma. Roma, secondo i sondaggi, eccetera, è governata bene o ci sono dei problemi? Allora, io ai sondaggi non ci credo, perché i sondaggi dipendono dai sondaggisti. Bravo. Quindi dai Crespi colori. Mi dice che il 57% dei romani è contento di Alemanno. Lo dice Crespi, però io dico, ah, però magari lo fa Mannheimer, dice che il 42% non è scontento. Adesso sono sempre dei numeri all'otto, anche perché il problema vero, ecco, faccio un esempio. Tutti ci davano per spacciati come PDL nel Molise. Iorio, che ha fatto bene il presidente nella prima legislatura, nella seconda da solo ha preso il 56%, ha preso più voti lui che i partiti della maggioranza, tenendo conto che non aveva Storace, tenendo conto che sicuramente il FLI ha avuto qualche problema, nel senso che non ha preferito non candidare piuttosto che candidare qualcuno in alternativa, e che Casini stava da una parte e Rutelli dall'altra. Come terzo polo non è stata una grossa operazione, diciamo, di ma è vero anche che il Molise era un inizio di discorso che poi invece dovrà essere rapportato. Quindi quello che dico è l'uomo che tira più del partito, la dimostrazione è data questo, e tutti davano per morto il PDL in Molise, dicevano che Di Pietro, figuriamoci quello che avrà fatto, e via dicendo. La dimostrazione chiara è stata una vittoria inaspettata ma molto seria, quindi vuol dire che la gente non è stupida, la gente si rende conto di chi fa le cose, e su questo noi dovremmo mettere in campo in quest'anno e mezzo che manca, io dico sempre, un turbo nel sindaco Alemanno, nel senso, perché il sindaco è una cosa, ma la giunta, e Luigi ne sa qualcosa anche con Storace, ci vuole una giunta di gente che cammina, no, ci vuole una giunta di gente che corre velocemente e che sa anche capire i momenti politici quali sono e quali possono essere. La gente a Roma vuole delle cose molto concrete, vuole parlare di trasporti che funzionano, vuole parlare di buche, quindi lavori pubblici non si sanno, ha bisogno di case e ha bisogno di lavoro. Queste sono le istanze che vengono dalla città di Roma.
Allora, su questo, se si danno risposte concrete e se la gente soprattutto si convince che le risposte sono concrete, credo e reputo che le battaglie si possono fare e si possono anche vincere. Comunque Roma è sicuramente, perlomeno a detta di tanta gente, è sicuramente c'è molto meno traffico, la viabilità è più scorrevole e il sindaco Alemanno è abbastanza estremamente, quasi sempre presente, insomma molto presente, perlomeno io non parlo dei sondaggi ma parlo anche di alcuni giornali e di alcune realtà che si vivono direttamente. Secondo voi le province hanno ancora un senso? Non in questo momento. Lei che è stata assessore. Ma io credo una cosa, che io su questo ho tutta una mia idea, però a mio avviso quando negli anni 70 poi, no, furono fatte le regioni, di fatto la provincia è diventato un duplicato inutile. Oltretutto c'è stato un momento in cui la regione ha delegato alle province alcune fasi importanti, ad esempio la formazione, quello che è l'ufficio di collocamento, insomma le province sono state delegate anche importanti, soprattutto parlo del Lazio, pezzi importanti dell'amministrazione regionale. Beh, ai tempi di Moffa funzionava bene. Oggi si era deciso insomma in qualche modo, si doveva decidere di, soprattutto per le aree metropolitane, di eliminare le province, perché oggi voi immaginate che per la provincia di Roma, per il presidente della provincia di Roma, che deve operare soprattutto nei comuni della provincia, perché poi il comune di Roma sono 120, ha comunque un bilancio importante, la regione Lazio ha comunque un'attività romanocentrica, eppure il presidente della provincia di Roma viene eletto dai cittadini di Roma, che sono il doppio dell'elettorato di chi vive nei comuni della provincia di Roma. Quindi se come a suo tempo Silvano Moffa fece tutta una serie di iniziative importanti nei comuni della provincia di Roma, da Marino piuttosto che ad Anzio, portando anche importanti innovazioni, poi però a decidere le sorti del presidente della provincia fu chi abitava nelle circoscrizioni romane, e di quello che si era fatto a Marino piuttosto che in altri comuni non gli poteva fregare di meno. Detto questo, io credo che oggi si stia andando nelle aree metropolitane e tutti sono in attesa dei decreti attuativi di Roma Capitale. Allora, questa è una riforma fondamentale ed importante, intanto perché darebbe a Roma, che ha una popolazione di persone residenti intorno ai 3 milioni, mi sembra adesso c'è in atto il censimento, ma il vecchio censimento da 3 milioni di persone residenti e circa 800.000 persone che dall'Interland ogni giorno si riversano in questa città, ritengo che la riforma di Roma Capitale, con i municipi che diventano di fatto un po' come gli arrondissement francesi a Parigi, quindi certo, diventano delle mini città, la possibilità di guidare anche le fasi amministrative in modo più veloce. Prima Fioretti diceva la giunta deve avere il turbo, se si riuscisse a delegare anche a livello territoriale in una città che di fatto è una regione, cioè Roma, per il numero di popolazione, per la complessità del territorio, per tutto quello che c'è in campo, vi deve essere comunque un'amministrazione che ha più peso, che ha deleghe più importanti. Quindi la riforma di Roma Capitale insieme all'abolizione delle province potrebbe ridare a tutta la regione Lazio una dignità diversa, perché poi se il bilancio regionale viene speso per il 70% sulla città di Roma, è chiaro che poi tutte le altre province rimangono asfissiate da questa politica che è comunque romanocentrica. Ecco perché ritengo, e su questo magari il consigliere comunale può sapere dire di più, no, rispetto a questa riforma in atto, che tutti le si province, aspettano. Ma anche le comunità montane, cioè si era una serie di enti inutili che devono essere eliminati nel più breve tempo possibile. I veri costi della politica sono questi. Se tu pensi io comincerei dal capo, dal Presidente della Repubblica, che ha un'organizzazione dei costi molto più elevati addirittura dell'Inghilterra e della Germania, quindi io vi faccio un dell'America, esempio. Addirittura della Casa Bianca. Nel 2001, prima dell'euro, io come consigliere comunale prendevo quasi 3 milioni, che era una cifra seria. Oggi io arrivo a 1.300 euro, cioè giusto per la benzina, per girare e via dicendo. Questo, dov'è il costo della politica?
Io quello che dico, il costo della politica, da essere i consiglieri municipali sono stati ridotti, mi pare, a 600 euro al mese, ma sono quelli che sul territorio sono più a contatto, sono quelli che sanno qual è il problema, come deve essere risolto. In tutto questo, i famosi decreti delegati di Roma Capitale ancora non sono partiti, dovrebbero essere il 21 novembre, perché la Polverini ha firmato l'atto di impegno con Alemanno e Zingaretti. Però lei ha detto una parola che è magica: gli arrondissement francesi sono alla base di quello che può accadere domani. E io dico che Pomezia fa parte di Roma, nel senso che è un arrondissement di Roma, perché è molto più... Quanti cittadini di Pomezia vanno a lavorare a Roma e quanti da Roma vanno a lavorare a Pomezia? Ecco dove è il problema vero e come noi andiamo a risolvere alcune situazioni di fatto che ci sono. La dimostrazione è data soprattutto da una volontà che deve essere quella di far sì che la gente si senta interprete del proprio territorio. La provincia è un ente desueto che non serve più a nessuno, perché da quando c'è Astral, Aremo, nemmeno le strade fa più la provincia. Gli saranno rimaste delle cose che servono soprattutto per i costi della politica. Ecco, sui costi della politica l'eliminazione delle province produrrebbe un risparmio enorme. Enorme, questo sicuramente, però bisognerà provare questa cosa qui. Luigi Felori, le autostrade del Lazio, abbiamo parlato solo della Pontina o ci sono in programma tantissime altre? Di fare il secondo anello nella parte sud di Roma. Io vorrei dire che i costi reali della politica non sono tanto gli stipendi dei parlamentari o dei consiglieri comunali o regionali, sono il costo della loro inefficienza, il costo della burocrazia, il costo delle cose che non si fanno, perché poi ritardare un'opera pubblica di anno in anno fa lievitare in maniera enorme i costi. Voi pensate che la Pontina è un progetto importante, è il più importante che si farà in Italia dopo il ponte sullo Stretto. Poi il ponte, sono 40 anni che se ne parla, io mi auguro che si possa fare. Un grande economista, Keynes, diceva che in un momento di difficoltà sono i lavori pubblici, è il pubblico che può rilanciare l'economia, cioè sottorie dell'altro secolo. Quindi è evidente che non far perdere al Lazio questa grande occasione, di questa grande infrastruttura che è il nostro vecchio corridoio tirrenico, diciamo dal 2002 ci stiamo lavorando, un'opera che vale 2 miliardi e 700 milioni di euro. Il 40% è da fondi pubblici, e anche in un momento di difficoltà economica come questo il ministro Matteoli si è adoperato per riconfermarlo, quindi i soldi sono disponibili, il 60% lo metteranno i privati, e su quest'opera si rientrerà con un pedaggio ma di 0,08 a chilometro, quindi è una cifra sostenibilissima. Darà lavoro a 8.000 persone per 6 anni. Ecco, allora non fare queste cose, questo è il danno che si produce all'Italia e al sistema paese, rispetto all'auto blu, al lampeggiante, che poi serve per far scrivere, per far fare i giornali, per fare la pagina sul giornale, ma il problema non è il costo dell'auto blu, magari disdicevole, se si utilizza in maniera inappropriata, magari per andare allo stadio, ma il problema non è quello, è far partire le grandi opere e non perdere queste importanti occasioni di lavoro. Non le diceva, tanti giovani cercano lavoro, beh, una grande iniziativa come questa, che vale 8.000 posti di lavoro per 6 anni, solamente tra Roma e provincia, credo sia una cosa importante. Un delitto è non farlo. Ci abbiamo una telefonata, pronto? 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 Buonasera. Pronto? Pronto? Buonasera. Con chi parlo? Buonasera. Senta un po', con chi parlo? Sono Conti. Conti Menotti. Sì, ma se si abbassa, spenga la televisione per favore. Come? Spenga la televisione, abbassi, se no non sentiamo nulla, rimbomba tutto. Pronto? Ecco, adesso parli, dica. Sono Conti Menotti. Buonasera. Avvocato del Borghese dal 47, leggevo il Borghese che comprava mio padre. Bravo, bravo. Senta, continui. Voi parlate di Roma. Sì. Ma qui dobbiamo parlare dell'Italia. E stiamo parlando i anche dell'Italia. Che oggi stiamo affrontando
sono stati causati, ditelo una volta tanto, da chi? Da un traditore che non ha tradito Berlusconi, ha tradito milioni di cittadini per bene che per decenni l'hanno votato. Cari signori, questa è la situazione. Sì, da dove ci chiama, scusi? Io continuo a sperare negli italiani. Da che zona ci chiama? Da Caserta. Da? Pronto, dove? Da Caserta. Da Caserta. Menotti. Menotti da Caserta. Ma lei è abbonato al Borghese adesso? Sono abbonato al Borghese. Bravo, grazie, la ringrazio. Da quando mio padre era abbonato ho ripreso io. Benissimo. Sono un colonnello in pensione dell'esercito. Ci continua a seguire ogni allora, lunedì. Vogliamo dire questo, fate queste sì. Io stasera non sapevo che il Borghese faceva queste trasmissioni. Stasera mi sono segnato l'orario. Volevo dire solo questo. La ringrazio. È un'angoscia. Io spero solo che il popolo italiano capisca queste cose e che la situazione venga rimediata. Venga rimediata. La ringrazio, continui a seguirci ogni lunedì. Il popolo italiano è... Senta, ogni lunedì sera dalle 9 alle 10 siamo in onda e con tanti ospiti importanti. Grazie, buona serata, continui a seguirci sempre. Allora, siamo quasi in chiusura. Consigliere, ma la grotta chiude o no? No, chiusa. Diciamo, ormai siamo in chiusura finale. Dove faremo? Sono stati individuati due posti, uno vicino a Riano e l'altro a Corcolle. Chiaramente i cittadini di Riano e di Corcolle stanno contestando questa scelta. È chiaro che Malagrotta va chiusa e quindi bisogna trovare i siti alternativi. A oggi sono stati individuati. Dovremo solo risolvere i problemi che riguardano i cittadini, anche perché so che ci sono state varie manifestazioni onde impedire questa operazione. D'altra parte sono usciti i manifesti in cui Malagrotta diventerà un parco. Sarebbe una bella idea. Comunque poterla realizzare, speriamo. Io vorrei che se mandiamo... Parliamo della trasmissione di rifiuti. Per me è una follia. Però poi ne parleremo, ma questo è un tema che non può essere affrontato alla fine in due minuti. Io sai che sono stato 15 anni in Commissione Urbanistica e Ambiente, questa è una cosa che... Comunque io vorrei fare... Gestiti di rifiuti in questo momento nel Lazio e a Roma è una cosa che grida vendetta. Vendetta. Io vorrei intanto però salutare che è stato nominato Presidente dell'AMA Pier Giorgio Benvenuti, certo, che è stato con noi ospite per tanto tempo e che ritornerà, non so, io... un mio giudizio particolare, la zona dove abito è molto pulita, è molto cambiata e quindi ringrazio l'AMA che sta facendo un buon servizio. Poi ci saranno anche zone in cui questa realtà potrà essere diversa. E poi lo inviteremo. No, perché non sono mai stato raccomandato, io non ho mai voluto raccomandazioni, quindi... Comunque, io ringrazio tutti i nostri ospiti, ogni lunedì sera dalle 21 alle 22 seguiteci perché diceva Luigi Celori di mettere i manifesti su tutta Roma con scritto 897, per fare una trasmissione, io avrei a suo tempo volevo fare una trasmissione come la vecchia Tribuna Politica, in bianco e nero addirittura, e con una persona che parli e che le altre ascoltano, o che giornalisti che facciano delle domande, perché credo che le trasmissioni che esistono oggi sia soltanto uno strillare e non poter seguire niente, perché io non riesco e di politica la seguo da 40 anni. Quindi però immagino una povera signora o un povero signore così che si trovano a sentire urla, sovrapposizioni di voce una dietro l'altra e quindi diventa insostenibile. Quindi dobbiamo inventare una chiave di lettura comprensibile a tanta gente e che tanta gente sappia che esiste un Borghese che si permette di fare una trasmissione sempre con degli ospiti per ricreare un'unione tra la base e il vertice, che veramente c'è stato uno scollamento a seguito delle ragioni di cui voi avete parlato. Io ringrazio Paola Guerci, presidente delle pari opportunità del Future Libertà,
Pierluigi Fioretti, consigliere di Roma Capitale, e il nostro amico Luigi Celori, presidente dell'Autostrade del Lazio. Grazie a voi tutti, a lunedì prossimo. Buonasera.